Ciao e benvenuto, bentornato su Motorbike Days. In questo video ti parlerò dell'attrezzatura che mi ha accompagnato quest'anno in viaggio e in particolare nei tre itinerari che ho percorso: Langhe e Alpi Francesi, Abruzzo e ovviamente Costiera Amalfitana. Ti farò vedere in dettaglio tutto ciò che mi sono portato dietro e come l'ho disposto. Ma partiamo dall'inizio e dalla cosa principale: che borse ho utilizzato? Come probabilmente sai, viaggio con una BMW R1200GS e quindi le borse laterali sono quasi obbligatorie. Nel mio caso utilizzo le borse Vario, ovviamente ci sono milioni di modelli in commercio in alluminio morbido e quant'altro. Io ovviamente ho comprato insieme alla moto queste e sono quelle che ho sempre utilizzato. Insieme alle borse Vario, quest'anno sono sempre partito con una borsa Stagna, ed in particolare questa è una Givi da 40 litri, e ti lascio qua sopra la video recensione che ho fatto apposta per questa borsa se vuoi vederla in dettaglio e capire com'è fatta. Con questa borsa mi ci sto trovando davvero bene e ho potuto testarne l'impermeabilità e la resistenza in particolar modo quest'anno, e devo dire che è promossa a pieni voti. L'unico piccolo difetto che sapevo già essere presente e che ho riscontrato è che purtroppo all'interno non ha degli scompartimenti che la dividono, e quindi il contenuto andrebbe tutto buttato alla rinfusa. Io in questa borsa ho deciso di tenere tutto ciò che è l'abbigliamento che mi serve nel viaggio, ed in particolare per circa una settimana di viaggio sono sempre abituato a portarmi dietro tre cambi completi, e li divido in degli organizer che ti lascio qua sotto in descrizione, che sono molto comodi per avere tutte le cose organizzate nel modo migliore. Quindi per esempio tutta la parte di intimo divisa in un organizer, tutti i vestiti che mi servono per magari uscire la sera divisi in un altro organizer, e tutto l'abbigliamento tecnico su un terzo organizer. Tutto questo lo ripongo dentro la mia borsa Stagna e di spazio ne avanza. Oltre all'abbigliamento, che cosa ho sempre portato in questa borsa? Che è la borsa che, legandola dietro, è quella meno semplice da aprire, perché ovviamente è legata alla moto tramite le cinghie, quindi l'apertura non è velocissima, quindi ci metto sempre dentro cose che magari non mi servono nell'immediato. Oltre a tutta la parte di abbigliamento, che ovviamente non occupa tutto lo spazio della borsa, mi sono portato dietro un kit di attrezzi che per qualsiasi evenienza mi potevano essere utili, una serie di chiavi a brugola, delle pinze, delle fascette, insomma un kit che secondo me è sempre bene avere dietro. L'ho messo all'interno della borsa perché ovviamente avevo spazio. Se avete spazio per posizionarlo sulla moto, ovviamente è ancora meglio. La borsa Stagna, che è la borsa appunto dedicata a tutte le cose che mi servono la sera, ovviamente quando arrivo a fine tappa, è la borsa ovviamente che sgancio e mi porto in camera, ed è anche la borsa che lascio solitamente più vuota, perché qualsiasi cosa che mi capita di acquistare durante il viaggio ho spazio a disposizione per poterla mettere qua dentro, ed essendo comunque una borsa da 40 litri estendibile, lo spazio avanza. Veniamo adesso a cosa ho messo nelle Vario laterali. Sul GS ovviamente la borsa dove c'è lo scarico è molto più piccola e quindi lo spazio interno è minore. Quella borsa lì la dedico sempre a kit di primo soccorso, che ovviamente in Francia è obbligatorio ma io comunque me lo porto sempre dietro anche in Italia, kit per riparare le forature e ovviamente l'antipioggia, il Gore-Tex della giacca che in estate stacco perché magari fa abbastanza caldo e preferisco staccarlo, pantaloni antiacqua e un secondo paio di guanti, perché di solito viaggio con quelli estivi ma mi porto sempre dietro i guanti invernali, perché soprattutto in montagna se viene particolarmente freddo fanno comodo, e soprattutto se piove questi sono impermeabili. Quest'anno ho viaggiato in questi guanti che dovrò recensire, che sono degli XS che ho preso a inizio stagione e sono molto traforati e molto comodi, e come guanto invernale mi sono portati dietro i Dainese Tempest che ho recensito, e qua sopra trovi il video dedicato. Nella borsa di destra, che ovviamente è più capiente, che cosa ho posizionato? Tutto ciò che mi serviva per realizzare contenuti, quindi il drone che mi sono portato volentieri dietro, purtroppo è stato schiantato in Costiera Amalfitana ma ho provveduto a sostituirlo. Quindi qua dentro ho il Mavic Mini con il suo controller e il suo caricabatterie. Poi la fotocamera, che ovviamente in questo momento sta registrando e che utilizzo per foto e video in viaggio, e che trasporto sempre in questa borsa, che è la Givi Camera Bag, che è fatta apposta. Sarebbe fatta apposta per poterla mettere in una borsa a serbatoio, ma io come sapete non sono un amante delle borse da serbatoio, quindi la metto nella borsa laterale. E insieme alla macchina ovviamente caricabatterie e schede di memoria, tutto contenuto qua dentro. Per ultimo un'altra sacchetta che contiene tutti i cavi e caricabatterie che mi servono per ricaricare la GoPro, che mi servono per ricaricare l'interfono,
e ovviamente tutti gli accessori della GoPro con vari agganci di riscorta, varie piastrine adesive di scorta e quant'altro. Questa è tutta l'attrezzatura che porti in viaggio, ti ho fatto vedere come la dispongo, fammi sapere cosa ne pensi, fammi sapere anche te come disponi e cosa ti porti dietro qua sotto nei commenti, e se hai qualche domanda o curiosità scrivimi pure qua sotto. Ti ricordo che tutti i link dei prodotti sono in descrizione. Per questo video direi che è tutto, se ti è stato utile e ti è piaciuto lascia un bel like per supportarci e ovviamente iscriviti al canale. Ciao e grazie!